Ragazzi, Lirio Abate, non so se avete capito chi è, il vice direttore dell'Espresso, a cui l'Italia deve mafia capitale. Cioè, e qui devo ringraziare anche la scorta che lo accompagna, lo dico davvero con affetto, e poi è una persona amabilissima. Per cui, grazie di essere qui, grazie di esistere. Mi stai vendicando dell'accappatoio. Vabbè. Avremo un divano su cui riflettere. No, la cosa che mi veniva in mente, mi ha spinto a farvi questa domanda, e penso può essere spunto di riflessione per tutti, è sulla giustizia. Cioè, è un film che non è come una serie, cioè va oltre l'immaginazione, ti spingi a raccontare cose che magari non accadono più nella realtà. Come dicevi prima, Marco, sono fatti che sono accaduti o abbiamo registrato in varie parti d'Italia, ma una per tutti è la mancanza di giustizia a chi deve dare giustizia. E alla fine vince, diciamo, quello che fa il truffatore, perché chi ha truffato è l'unico vincitore di questa storia. E poi c'è una coerenza. L'unica donna coerente è la fidanzata di questo ragazzo, che si era innamorato di lui perché non era uguale agli altri, ma quando vede che è uguale agli altri lo lascia, lo abbandona. Ma il problema è la giustizia. La mancanza di giustizia, per chi giustizia deve fare, cioè il ruolo delle istituzioni in questo film non c'è, dal postino fino al giudice o all'investigatore. Per cui io penso che chi guarda, forse non troverete un genere di commedia, dramma, eccetera, ma penso che è diciamo, una realtà, un film che ti dà realtà, cioè ognuno di noi che vede questo film ci vede un pezzo di esperienza di vita vissuta che non ha avuto giustizia. Grazie. Perché era fondamentale, nel senso che per esempio tante cose di questo film che riguardano proprio la giustizia, faccio un esempio, da quella più spicciola a quella più importante come Ruggero, per esempio, invece, uno che per anni ha fatto il poliziotto, uno che ha rappresentato la giustizia, cioè poi invece si sente il primo a non averla. Però sai, nasce anche il fatto del padre che ha fatto tigiano, che ha vissuto una vita e ha cominciato a pagare i contributi che ormai avrà avuto 35-38 anni, perché una volta gli uomini di una volta cominciavano a lavorare a nero, insomma, erano ragazzini e lavoravano, poi piano piano per tutta una vita da artigiano, prende una pensione misera di magari 700 euro, una cosa del genere, e per una vita ha pagato un mutuo per in qualche modo assicurarsi il suo futuro, la sua pensione, no? E nasce da una storia proprio che qui riguarda mio padre, per assurdo, perché era un artigiano che si era riuscito a comprare un locale, poi arriva un affittuario e non gli ha mai pagato l'affitto e non c'è stato verso di riuscire ad avere giustizia. Intanto l'artigiano deve continuare a pagare imposte, tasse, contributi sul valore commerciale, non sugli incassi reali del locale, ed è una follia, è un indebitarsi continuo che non finisce mai, che porta alla disperazione. E l'ufficiale giudiziario arriva sempre troppo tardi, fin quando stai sommerso qua tu e non ne esci più. Ma addirittura l'ingiustizia sta a tal punto che se mai nel tuo locale vai e metti disgraziatamente una catena per impedire all'affittuario di entrare, stai proprio nei casini più totali, non puoi capire, ti chiamano i carabinieri se sono amici, perché sanno che sei un bravo cristiano, e ti dicono valla a togliere di nascosto.
E quindi capito, quel senso di giustizia, quel bisogno di giustizia in realtà che mi ha portato a scrivere questo film dove la giustizia è molto difficile, anche perché averla anche per chi cerca di farla rispettare molto spesso. E sono contento che sia venuto fuori. Si capisce benissimo, proprio colpisce tutti quanti. È bello.